destino. Perché non ti costituisci? Fallo per me. Io continuerò a lavorare. Cercheremo dei buoni avvocati, i migliori. E io ti aspetterò. Mi aspetterai. Ma non ti rendi conto che per me c'è solo l'ergastolo? Tu non sai che cosa vuol dire marcire per tutta la vita in una prigione. Io l'ho provato in campo di concentramento e credevo di impazzire. No, ormai è finita. Forse sarebbe stato meglio che fossi rimasto ucciso anch'io. No, non devi dire queste cose. Se tu fossi morto, la mia vita sarebbe una cosa vuota, senza senso. Come era prima che ti incontrassi. Se andassi a costituirmi, sarebbe come se fossi morto. Che cosa intendi fare? C'è una sola cosa da fare. Fuggire, andare il più lontano possibile. Va bene. Come vuoi. Decidi tu. Ascoltami. L'unica possibilità di salvezza è passare clandestinamente in Francia. Lì ho degli amici fidati. Potremmo imbarcarci per il Sud America. Ma come farai a passare la frontiera? Non lo so, ma non ho altra scelta. Tu piuttosto parti subito. Lascia tutto così com'è e non dire niente a nessuno. Sì, Maurice. Se dovessero farti delle domande, di che devi tornare in Francia. Che devi... Insomma, trova tu una ragione. Una ragione qualsiasi. Sì, dirò che sono diretta a casa, a Parigi. E ho delle questioni familiari urgenti da risolvere. Lascia fare a me. Appena passata la frontiera, vai subito alla locanda del Marsigliese. E aspettami. Questi è meglio che li porti io. Sono pericolosi, non voglio farti correre rischi.